In questi giorni che precedono la commemorazione di tutti i fedeli defunti, vogliamo meditare insieme alcune pagine dell'Antico Testamento che ci parlano della speranza che come cristiani abbiamo accolto in pienezza. Alla luce della risurrezione di Gesù Cristo, anche le antiche pagine della Bibbia sono portatrici di una speranza verso la pienezza della vita. Iniziamo il nostro percorso in questa novena dei defunti ascoltando la professione di fede di Giobbe. Dal libro di Giobbe. Rispondendo Giobbe disse: «Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro sul piombo, si incidessero per sempre sulla roccia. Io lo so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò io stesso e i miei occhi lo contempleranno non da straniero». Parola di Dio. Il personaggio che compare nel libro di Giobbe è un uomo afflitto, che ha subito molte difficoltà, che ha attraversato sofferenze grandiose e sta chiedendo a Dio il senso di quella sua sofferenza. Tuttavia, proprio nel momento del grande dolore, Giobbe vuole professare con tutte le sue forze l'adesione al Signore. Desidera che le sue parole non siano messe semplicemente sulla carta, perché è un materiale facilmente deperibile. Vorrebbe lasciare una lapide, cioè una iscrizione nella pietra, in modo tale che possa rimanere per sempre e servire come documento di fede anche per i posteri. La sua professione di fede serve anche per noi e vogliamo fare nostra questa sua parola convinta e appassionata. Io so che il mio Redentore è vivo. Giobbe si appella a Dio e lo considera il suo Redentore. Adopera un termine che era utilizzato nella lingua ebraica per indicare il parente stretto che ha il diritto dovere di riscatto. Il Goel era colui che, data la stretta parentela, era tenuto a intervenire per salvare una persona che si trovasse in difficoltà, soprattutto nel caso di gravi debiti, per cui sarebbe stato costretto a essere venduto come schiavo, il parente più stretto doveva intervenire per redimere, per riscattare quell'altro parente. Giobbe, nella situazione dolorosa in cui si trova, comprende che nessun uomo può redimerlo, cioè può liberarlo da quella sofferenza e soprattutto dalla morte. Perciò matura l'idea che il Signore e solo Lui è il Redentore. Lo dice con una forma affettuosa: è il mio Redentore, non è uno qualsiasi, è un parente stretto, è il mio amico più caro e io so che è vivo, cioè forte, attivo, presente. Io, ammette Giobbe, sono in una situazione pessima, però so qualche cosa di importante, che il mio Redentore è vivo. Io sto per morire, ma Lui è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. L'ultima parola sarà la sua. Quando tutto sarà diventato polvere, quando le cose che ci interessano, ci piacciono, saranno semplicemente cenere, resterà Lui, il Signore, il mio Redentore,
vivo, in piedi, sulla polvere, e l'ultima parola sarà la sua. Essermi fidato di lui sarà la cosa più importante. Considerarlo il mio Redentore, cioè l'amico più caro, il parente più stretto, sarà la mia salvezza. Giobbe, con la pelle piagata, in una condizione di grande dolore, non dà peso a quella sua concreta sofferenza, ma sa proiettarsi in avanti, verso la pienezza della sua storia, oltre la morte. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio. Capisce che la sua pelle viene distrutta, e per pelle intende tutto il corpo, come noi quando esprimiamo la morte dicendo lasciarci la pelle. Quando la nostra pelle sarà andata perduta, quando saremo morti, e non sarà finito tutto. A prescindere dalla mia carne vedrò Dio. Il libro di Giobbe adopera una espressione un po' difficile in ebraico, che nella storia è stata tradotta in modi diversi. In latino era resa in carne mea, cioè con la mia carne. La traduzione italiana adesso la rende senza la mia carne, esattamente il contrario. Ma non sono corrette né l'una né l'altra di queste versioni, perché l'accento dell'autore di Giobbe non è sul fatto di vedere Dio con la carne o senza la carne, ma a prescindere dalla carne, indipendentemente dalla condizione della mia salute. Come dire che ciò che mi lega al Signore non è la salute fisica. Io sono amico del Signore nella buona sorte, e anche nella cattiva sorte sono amico del Signore. Sono legato a Lui da affetto quando c'è la salute. E qualora ci fosse la malattia, anche grave, continuerò a essere amico del Signore. Indipendentemente dalla mia salute, io confido nel Signore. Non gli voglio bene perché sto bene, e se sto male allora me la prendo con Lui, ma gli voglio bene perché è il mio Redentore, perché sono legato a Lui, perché so che è Lui la mia vita. E quindi, senza tener conto della condizione della mia carne, io so che vedrò Dio. Questo è quello che conta. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno, non da straniero. Questo aggettivo straniero può essere applicato sia a Dio sia a Giobbe. Intende dire: non vedrò Dio come un estraneo, ma anche io non lo vedrò da estraneo. Perché per essere amici ci vogliono due persone, ci vogliono due affetti che si incontrano. Se non c'è questa relazione profonda di amicizia, c'è estraneità. Quante persone ci sono estranee? Anche se sono vicini di casa, anche se le incontriamo per strada, anche se abbiamo a che fare con loro sul lavoro, sono estranei, perché non entrano nel nostro affetto, non sono legati a noi. Il rischio è che il Signore sia un estraneo per noi, semplicemente uno potente a cui chiedere qualche favore. Invece
la prima attenzione che dobbiamo avere nella nostra esperienza di fede è quella di creare una relazione di amicizia, di affetto, di passione che ci unisca al Signore. È il mio Redentore che desidero vedere e sono sicuro che lo vedrò proprio io. I miei occhi lo contempleranno e non saremo stranieri, ma saremo finalmente insieme perché siamo stati amici tutta la vita. Lui è vivo e io, oltre la morte, sono sicuro che andrò incontro a Lui per abbracciarlo come il vero amico, come colui che realizza la mia esistenza. Impariamo da Giobbe a ripeterci queste parole. Sono grande fonte di consolazione, perché sono sicuro che starò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Il mio Redentore è vivo e io lo vedrò da amico.